Buongiorno a tutti. Good morning. Today we're starting a series on the church. Oggi inizieremo una serie sulla Chiesa. And in English it's beautiful alliteration. E la versione mia inglese ha un'alliterazione perfetta nel titolo. Gathering, gathered, go. Che in italiano abbiamo messo ai vostri posti, pronti, via. So, today, gathering. Quindi oggi ai vostri posti, ovvero incontrarsi. Let me pray for us. Preghiamo. Father, as we gather today around your word and in your name, we pray that you would open our hearts and minds to hear what you want to say to us. We thank you for the blessing of being able to gather together and remember those of your church who cannot. We ask that you be a strength and comfort to them. Amen. Padre, mentre ci riuniamo oggi intorno alla tua parola e nel tuo nome, ti preghiamo di aprire i nostri cuori e le nostre menti per ascoltare ciò che vuoi dirci. Ti ringraziamo per la benedizione di poterci riunire e ricordiamo che quelli della tua Chiesa che non possono farlo e ti chiediamo di rafforzarli e confortarli. Amen. Earlier this year, my youngest son and his partner went on a hiking holiday through Yosemite National Park in the USA. All'inizio di quest'anno, mio figlio minore e la sua compagna sono andati in vacanza a fare escursionismo nel Parco Nazionale del Yosemite negli Stati Uniti. While they were there, I kept receiving messages from them about how wonderful the scenery was. Mentre erano lì, continuavo a ricevere messaggi da parte loro di quanto fosse meraviglioso il paesaggio. How the weather was sunny but not too hot. Del fatto che il tempo fosse bello ma non troppo caldo. And one message about how cool the people were that they had ended up with at the campsite. E un messaggio su quanto fossero simpatiche le persone con cui si erano ritrovati al campeggio. After a hard day's walking, they and the other young people would gather round the campfire. Dopo una giornata dura di cammino, loro e gli altri giovani si riunivano intorno al falò. They would share food and the stories of their lives. Condividevano il cibo e i racconti della loro vita. Tom says it was incredible to meet so many interesting people from across the world. Tom, mio figlio, dice che è stato incredibile incontrare così tante persone interessanti provenienti da tutto il mondo. It did, he said, make you feel part of something bigger. Ti hanno fatto, disse, sentire parte di qualcosa di più grande. Except there was one tent on the site. C'era però una tenda where the people didn't join in and never spoke. In cui le persone non partecipavano e non parlavano mai. At first everyone was thinking maybe they didn't speak English or were shy. All'inizio tutti pensavano che forse non parlassero inglese o che fossero timidi. But as the couple continued to rebuff the all advances, it eventually turned into a little game as to who could explain the couple's unfriendliness, because it seemed really weird. Ma quando la coppia ha continuato a respingere tutte le avances, alla fine si è trasformato in un piccolo gioco su chi potesse spiegare la freddezza della coppia, perché sembrava davvero strano. I think the favorite was that they were on the run from the FBI. Credo che la supposizione preferita sia stata che fossero in fuga dalla FBI. When human beings don't seek the company of other human beings, it does seem a little bit weird. Quando gli esseri umani non cercano la compagnia di altri esseri umani, sembra un po' strano. In our pop culture, the serial killer always seems to be a loner.
Nella nostra cultura pop, il serial killer sembra sempre essere un solitario. Our everyday language is full of idioms to describe people who don't join in. The lone wolf. Il nostro linguaggio quotidiano è pieno di modi di dire per descrivere le persone che non si uniscono. Il lupo solitario. Spiritual loners are hermits. I solitari spirituali sono eremiti. Not joining in just doesn't seem normal. Non unirsi non sembra normale. I'm not talking about those of us who are naturally shy or the introverts amongst us. We are what we are. Non parlo di coloro che sono timidi per natura o degli introversi tra noi. Siamo quello che siamo. But the extreme, when people actively turn away from others and refuse to be part of a community. Ma parlo del caso estremo, quando le persone si allontanano attivamente dagli altri e rifiutano di far parte di una comunità. And there's a reason why we have this reaction. E c'è una ragione per cui sembriamo aver questa reazione. Do you recall the first time God says it is not good? Ricordate la prima volta che Dio dice non è buono? He doesn't say it about sin. Non parla di peccato. He says it about loneliness. Parla di solitudine. In Genesis chapter 2 verse 18. Genesi capitolo 2 versetto 18. Then the Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper who is just right for him." Poi Dio, il Signore, disse, "Non è bene che l'uomo sia solo. Io gli farò un aiuto che sia adatto a lui." Now, time for a slight detour and another of Jean's quick takedowns of the patriarchy. È il momento di un piccolo tangente e un altro dei rapidi smontaggi del patriarco da parte di Jean. The first thing in all creation that God calls not good is the dire need for women. La prima cosa in tutta la creazione che Dio definisce non buona è il bisogno disperato di donne. This is the first hint that the suitable helper God creates is not subordinate, but absolutely necessary. Questo è il primo accenno al fatto che l'aiutante adatto che Dio crea non è subordinato, ma assolutamente necessario. Before sin corrupted the relationship between the sexes, God, it appears, regards women as necessary as men. Prima che il peccato corrompesse il rapporto tra i sessi, Dio sembra considerare la donna necessaria quanto l'uomo. So the phrase suitable helper. Quindi l'espressione ebraica di aiutante adatto in Hebrew is ezer nekdau. In ebraico è ezer nekdau. So the word nekdau is most translated as suitable. La parola nekdau viene tradotta per lo più come adatto. And refers to an exactly corresponding counterpart. E si riferisce a una contraparte esattamente corrispondente. Literally, it refers to standing opposite to. Letteralmente si riferisce a stare a fronte a. Here it seems to imply that both genders are incomplete without the other. E qui sembra implicare che entrambi i generi sono incompleti senza l'altro. Each has qualities and inherent general characteristics the other lacks and depends on the other to contribute. Ognuno di essi ha qualità e caratteristiche generali intrinseche che mancano all'altro e dipende dal contributo dell'altro. So the word ezer is often translated as helper. La parola ezer viene spesso tradotta come aiuto o aiutante. When we see the word helper,
E quando vediamo la parola aiutante, we often think of an inferior person who might make a task easier. Spesso pensiamo a una persona inferiore che potrebbe rendere più facile un compito. But isn't absolutely necessary for its accomplishment. Ma non è assolutamente necessaria per la sua realizzazione. But everywhere else in the Bible, outside of this second chapter of Genesis, ma ovunque nella Bibbia, al di fuori di questo secondo capitolo di Genesi, this phrase, ezenekdau, exclusively describes the way God himself helps people. Questa frase, ezenekdau, descrive esclusivamente il modo in cui Dio stesso aiuta il suo popolo. It is not incidental help. Non si tratta di un aiuto a caso. It's the sort of help without which you cannot function. È il tipo di aiuto senza il quale non si può funzionare. Okay, back to why it's human to need connection to others. Torniamo al motivo per cui è umano avere bisogno di legame con gli altri. I've shown this icon to you before. Vi ho già mostrato questa icona in passato. But I make no apologies for showing it to you again, because it demonstrates beautifully that God is three persons in one. Ma non mi scuso per mostrarvelo di nuovo, perché dimostra in modo eccellente che Dio è tre persone in uno. And we are made in his image. E che noi siamo fatti a sua immagine e somiglianza. God needs community, se Dio ha bisogno di comunità, then we bear that characteristic in our DNA. Allora noi portiamo questa caratteristica nel nostro DNA. And think about it. Pensateci. Why did God create us in the first place? E perché allora Dio ci ha creati? So in Leviticus 26. In Levitico capitolo 26 troviamo. I will walk among you. I will be your God and you will be my people. Camminerò tra di voi, sarò vostro Dio e voi sarete mio popolo. We were created to be in community with God. Siamo stati creati per essere in comunità con Dio. And how beautiful is that? Quanto è bello questo. And ever since the time we chose otherwise, God has been working through history for that to be true again. E da quando abbiamo scelto diversamente, Dio sta lavorando nella storia perché questo sia di nuovo vero. God and human beings are made for each other. Dio e gli esseri umani sono fatti l'uno per l'altro. And human beings to function well need other human beings. E gli esseri umani per funzionare bene hanno bisogno di altri esseri umani. What is it Barbara sings? Cos'è che canta Barbara Streisand? People, people who need people are the luckiest people in the world. Le persone che hanno bisogno delle persone sono le persone più fortunate del mondo. And here's something else about how we have been created. Ed ecco un'altra cosa incredibile su come siamo stati creati. Emotional tears have a higher protein content than irritant tears. Le lacrime emotive hanno un contenuto proteico più elevato rispetto alle lacrime dovute a una situazione frustrante. This makes them fall down our cheeks more slowly. Il che fa sì che cadano più lentamente lungo le nostre guance. Which in turn increases the chances they'll be noticed. Aumentando così la possibilità di essere notate. And we'll be offered comfort and care. E di ricevere allora conforto e cure.
In literal ways, our bodies are built to foster community. In modi fisici e letterali, il nostro corpo è costruito per incoraggiare l'essere in comunità. This is what the latest scientific report on behalf of the European Union has to say on the effects of loneliness. Ecco cosa dice l'ultima relazione scientifica dell'Unione Europea sugli effetti della solitudine. Research shows that loneliness and social isolation have harmful repercussions on mental and physical health. Le ricerche dimostrano che la solitudine e l'isolamento sociale hanno ripercussioni dannose sulla salute mentale e fisica. As well as significant consequences for social cohesion and community trust. Nonché conseguenze significative sulla coesione sociale e sulla fiducia nella comunità. Both loneliness and social isolation are therefore increasingly recognized as critical public health issues. Sia la solitudine che l'isolamento sociale sono quindi sempre più riconosciuti come problemi critici di salute pubblica. That deserve attention and need to be addressed with effective intervention strategies. Che questi meritano attenzione e devono essere affrontati con strategie di intervento efficaci. It's understood that in the USA, 45% of adults reportedly feel lonely and isolated. Sembra che negli Stati Uniti il 45% degli adulti si sente solo e isolato. In the UK, young adults aged between 18 and 24 is the group that says they feel lonely often or almost always. Nel Regno Unito, i giovani adulti di età compresa tra i 18 e i 24 anni sono il gruppo che dichiara di sentirsi solo spesso o quasi sempre. Italy, and you may be surprised to hear this, reports one of the highest percentages of people feeling lonely across the globe. Italy ranks 5th in the world for self-reporting loneliness. L'Italia, e forse vi sorprenderà saperlo, registra una delle più alte percentuali di persone che si sentono sole in tutto il mondo. L'Italia è al 5º posto nel mondo per quanto riguarda la solitudine autoriferita. So this is reported in the European. Questo è dalla relazione nel giornale europeo. The whole idea of Italy having a communitarian culture is a myth, he stated. It may have existed 20 or 25 years ago, but certainly not today. L'idea che l'Italia abbia una cultura comunitaria è un mito, ha dichiarato Marco Trabucchi. Forse esisteva 20 o 25 anni fa, ma certamente non oggi. Loneliness is a global phenomenon. La solitudine è un fenomeno globale. I would go even further and call it what the Joe Cox Foundation has labeled the giant evil. Mi spingerei oltre e lo definirei quello che la Fondazione Joe Cox ha etichettato come il male gigante. But why does this matter? And what does it have to do with church? Ma perché è importante e cosa ha a che fare con andare in chiesa? I think it matters for two reasons. Penso che sia importante per due motivi. But I'm only going to deal with one today. Ma oggi ne tratterò solo uno. The second reason will come in part three when we'll be looking at church ministry. Il secondo motivo verrà presentato nella terza parte, quando esamineremo il ministero ecclesiastico. I think it matters because it's not of God. Penso che sia importante perché non è da Dio. We've already seen this is not how we were created. Abbiamo già visto che non è così che siamo stati creati.
Neither does it reflect the Creator, and that will grieve him. Ne rispecchia il Creatore e questo lo addolora. We also need to be careful as Christians not to buy in the individualism that can lead to isolation. Dobbiamo anche stare attenti come cristiani a non cadere nell'individualismo che può portare all'isolamento. I've heard people say, oh, I can be a Christian without going to church. Ho sentito persone dire, posso essere cristiano senza andare in chiesa. Technically, that is true. Tecnicamente è vero. For many of our sisters and brothers around the world, they literally cannot go to church because it's against the law. Per molte delle nostre sorelle e dei nostri fratelli nel mondo non possono letteralmente andare in chiesa perché è contro la legge. They have no choice but to be Christians who don't go to church. Non hanno altra scelta che essere cristiani che non vanno in chiesa. But do you really think that those same Christians, if given the chance, would stay in their prison cell or home rather than go to church? Ma pensate davvero che quegli stessi cristiani, se ne avessero la possibilità, resterebbero nella loro cella di prigione o a casa piuttosto che andare in chiesa? This is what Ictimal, an Iranian Christian, said on being released. Ecco cosa ha detto Ictimal, un cristiano iraniano, dopo essere stato rilasciato dal prigione. They prayed with us, they listened to our story, they stood with us, says Ictimal. God was with us. He sent those people to stand by us, they were like angels. Their love brought us closer to Jesus. They demonstrated to us the love of God. Hanno pregato con noi, hanno ascoltato la nostra storia, sono stati al nostro fianco, dice Ictimal. Dio era con noi, ha mandato quelle persone a starci accanto. Erano come angeli. Il loro amore ci ha avvicinato a Gesù. Ci hanno dimostrato l'amore di Dio. And listen to what Paul intends to do the moment he's released from prison in Ephesus. E ascoltate cosa intende fare Paolo nel momento in cui viene rilasciato dalla prigione di Efeso. So in Philemon, but at the same time, get a guest room ready for me. I'm hoping, you see, that through your prayers I will be granted to you. Nella lettera a Filemone, al tempo stesso preparami un alloggio, perché spero, grazie alle vostre preghiere, di esservi restituito. He's going to meet up with this wonderful thing called the church in Colossae that meets in the house of Philemon. Si incontrerà con questa cosa meravigliosa chiamata Chiesa di Colosse che si riunisce nella casa di Filemone. Now, more of him and them next time. Di lui e di loro si parlerà ancora la prossima volta. I know that Marco has said it before, but I'm going to repeat it. Lo so che Marco l'ha già detto, ma lo ripeterò. We cannot do church in isolation. Non possiamo fare chiesa in modo isolato. And here's why. Ed ecco perché. The instruction that Jesus gave the first disciples on meeting them wasn't believe in me or even listen to me, it was follow me. L'istruzione che Gesù diede ai primi discepoli al momento dell'incontro non fu credi in me e nemmeno ascoltami, ma seguimi. And to be a follower of Jesus is to be with Jesus. Ed essere seguaci di Gesù significa stare con Gesù. Let's take a look at Mark chapter 3. Diamo uno sguardo a Marco capitolo 3. So we're starting at verse 13. Dal versetto 13. Afterward Jesus went up on a mountain and called out the ones he wanted to go with him. And they came to him. Then he appointed 12 of them and called them his apostles. They were to accompany him
And he would send them out to preach, giving them authority to cast out demons. Poi Gesù salì sul monte e chiamò a sé quelli che egli volle, ed essi andarono da lui. Ne costituì 12, ai quali diede anche il nome di apostoli, perché stessero con lui per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demoni. He called out the ones he wanted to go with him. Chiamò quelli che voleva andassero con lui. They were to accompany him. Dovevano accompagnarlo. Before they or we are given a ministry, we first have to be with Jesus. Prima che a loro o a noi venga affidato un ministero, dobbiamo prima essere con Gesù. We have to accept the invitation to be in a relationship with him. Dobbiamo accettare l'invito a entrare in relazione con lui. And look at the pattern. E guardate lo schema. He called out the 12 from a larger group. Chiamò i 12 da un gruppo più grande. We know that he sent out the 72, that's in Luke 10. Sappiamo che mandò i 72, questo lo troviamo in Luca capitolo 10. And the gospel writers often speak of crowds who followed him. E gli scrittori del Vangelo parlano spesso delle folle che lo seguivano. These weren't people just turning up to hear the new rabbi speak. They were following him. Non si trattava di persone che si presentavano solo per ascoltare il nuovo rabbino. Lo seguivano. If we think back to the series on the parables, se ripensiamo alla serie sulle parabole, the point about the lost coin and the lost sheep was not simply that they were found. Il punto della moneta perduta e della pecora smarrita non è semplicemente che sono state trovate. It's that they were found and returned to the cash box and the flock. Ma che sono state trovate e restituite alla cassa e al gregge. Being found meant they became part of something bigger. Essere ritrovati significava entrare a fare parte di qualcosa di più grande. Being with Jesus means being with others, whether we like it or not. Essere con Gesù significa essere con altri, che ci piaccia o no. You know, Jesus may well have had all sorts of issues with what happened in the temple and with the people in charge of the temple, but he still went. Sapete che Gesù poteva avere molto da ridire su ciò che accadeva nel tempio e con i responsabili del tempio, ma ci andò lo stesso. He still turned up at the synagogue. Si presentava comunque nella sinagoga. See in Luke 4, verse 16. Vediamo in Luca capitolo 4, versetto 16. When he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on the Sabbath and stood up to read the scriptures. Si recò a Nazareth, dove era stato allevato, e come era solito, entrò in giorno di sabato nella sinagoga e si alzò per leggere. He was a regular. Andava come era solito. Era un abitué. Now, as usual, this comes with all cautionary caveats, because nothing is ever just black or white. Come al solito, ci sono le dovute eccezioni a tutto ciò, perché nulla è mai solo bianco e nero. The pandemic has left some people fragile and afraid of mixing in crowds. La pandemia ha lasciato alcune persone fragili che hanno timore di mescolarsi alla folla. We need to give them permission to process the trauma. One day they will again be ready to join in. Dobbiamo dare loro il permesso di elaborare il trauma. Un giorno saranno di nuovo pronte a partecipare. Many people struggling with mental health cannot face the happy, purposeful
whoop-de-doo of church. Molte persone che lottano con la salute mentale non riescono ad affrontare l'allegro e propositivo alleluia, amen della Chiesa. We need to support them by letting them know sometimes it's okay not to feel okay. Dobbiamo sostenerle, facendo loro sapere che a volte va bene non sentire che tutto va bene. I've got the wrong bit. There was a time in my church back in the UK, there was a very dear woman who lived with the most distressing mental illness. Nella mia chiesa, nel Regno Unito, c'era una donna stupenda che conviveva con la più angosciante delle malattie mentali. When for her life was at its most bleak, her habit was to come and sit at the back. Quando la sua vita era al massimo della disperazione, aveva l'abitudine di venire a sedersi in fondo alla chiesa. Not joining in, and often with her head bowed as though she couldn't stand the light. Senza partecipare e spesso con la testa china come se non potesse sopportare la luce. At those times in her life, she would say, I cannot praise God, but others doing it lifts some of the darkness for me. In quei momenti della sua vita diceva, non riesco a lodare Dio, ma gli altri che lo fanno mi tolgono un po' di oscurità. Church should be the safest place on earth for people to come just as they are. La chiesa dovrebbe essere il luogo più sicuro sulla terra dove le persone possono venire così come sono. We gather as church not because it's a rule. Ci riuniamo come chiesa non perché è un dovere, or even because it's good for us, e nemmeno perché ci fa bene, but because the only way to grow well and be the movement for love and justice that Jesus calls us to is by gathering. Ma perché l'unico modo per crescere bene ed essere il movimento per l'amore e la giustizia che Gesù ci chiama ad essere è riunirci. Have a look at Ephesians 4. Vediamo Efesini 4. Now these are the gifts Christ gave to the church: the apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and teachers. Their responsibility is to equip God's people to do his work and build up the church, the body of Christ. We will speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ, who is the head of his body, the church. He makes the whole body fit together perfectly. As each part does its own special work, it helps the other parts grow, so that the whole body is healthy and growing and full of love. E lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero dell'edificazione del corpo di Cristo. Ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da lui tutto il corpo, ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. The eyes need the hands and feet, otherwise they're just watching. Gli occhi hanno bisogno delle mani e dei piedi, altrimenti stanno solo a guardare. The hands and feet need the eyes, otherwise they don't know where to go. Le mani e i piedi hanno bisogno degli occhi, altrimenti non sanno dove andare. We gather because to be church we need each other. Ci riuniamo perché per essere chiesa ha
abbiamo bisogno gli uni degli altri. Amen. Amen.